Rivincita delle finali della Coppa del Mondo. Il lungo viaggio, iniziato un mese fa, è il suo epilogo, perché tutto ha un inizio e tutto ovviamente una fine. Anche un mondiale di calcio che stasera celebra il suo atto conclusivo. La finale della Coppa del Mondo. Germania-Argentina. È il giorno della finale, ne resterà soltanto una e si porterà a casa la Coppa. Partita che comincia, Germania che affronta l'Argentina. Un caloroso saluto agli amici all'ascolto, la Piero Gepardo e Dalia Dani, cornice bellissima dell'Usail Stadium, milioni di spettatori, questo è l'ultimo atto di Qatar 2022, ci siamo divertiti nelle scorse settimane, ci siamo emozionati e oggi siamo pronti a vivere il fascino di questa attesissima sfida. Si affrontano Germania e Argentina. Le finali sono sempre partite imprevedibili, Pierre. Quella di un mondiale poi rappresenta il culmine, 4 anni di lavoro per inseguire un sogno, ma di che parliamo? Con la Coppa chi non vorrebbe alzarla al cielo? E fin qui queste due squadre sono state brave a sbaragliare la concorrenza. Io mi chiedo, riusciranno a mantenere il sangue freddo e la giusta concentrazione anche oggi? Non è facile, lo scopriremo molto presto. Germania che scende in campo con questi 11. In porta c'è Manuel Neuer, in difesa Süle con Rüdiger, Gundogan insieme a Goretzka come centrocampista centrale, Thomas Müller unico attaccante chiamato a fare movimento. Questa è la formazione titolare con cui comincia l'Argentina. Martinez tra i pali, reparto arretrato con Cristian Romero, con Otamendi e due punte a cui è affidato il compito di finalizzare la manovra. Partiti, è iniziata la finalissima di Qatar 2022. Marcos Acuña. C'è la presa sicura del portiere. Occhio a Leo Messi, ovviamente, uomo copertina di questa sfida. La sua abilità palla al piede lo rende uno dei principali pericoli per la difesa. Ma quanta qualità! Gli consente non solo di dribblare, ma addirittura anche di essere l'uomo dell'ultimo passaggio. Superata la metà campo. Un tiro davvero inguardabile questo. Batte corto. De Paul. Si va da Romero. 1-0 Argentina. Ecco il gol che sblocca la finale. Si è fatto trovare puntuale all'appuntamento con il gol e ha infilato il portiere da sottomisura. Palla che viene controllata, pericolo. Però si è allontanato. Sarà calcio di rigore per la Germania.
hanno la chance di trovare il pari dagli 11 metri. Rigore parato! Intervento comodo del portiere su questa punizione. Un minuto, questa è l'entità del recupero. Sané! Primo tempo che va in archivio all'Lusail Stadium. Al via il secondo tempo, manca sempre meno per l'incoronazione della nazionale regina di Qatar 2022. C'è spazio per i tedeschi lungo l'out. Possono trovare il gol del pari, attenzione! Portiere controlla, senza problemi. Attenzione a Messi. Alvarez. Va via in velocità, va in porta. Il portiere si fa trovare pronto sul tiro avversario. Entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche. Bravo qui il difensore, recupera un buon pallone. Alvarez. Può essere il pallone giusto. E c'è il gol, volano a più due. Adesso mettono una seria ipoteca sulla Coppa. Ecco il replay del gol, da sottolineare il senso della posizione e la freddezza con cui ha controllato la palla prima di spedirla in fondo alla rete. Provato a piazzarla. Non l'ha colpita come sperava Pierre, ne è uscita fuori una conclusione che non ha creato problemi al portiere. Götze. Occasione per accorciare le distanze, attenzione! Nessun problema qui per Martinez. Così può bastare, sono loro i nuovi campioni del mondo, i tifosi possono finalmente scatenare la gioia, ci si abbraccia, si canta, si balla, c'è voglia di fare festa, di dare libero sfogo all'adrenalina di queste settimane. Difficile aggiungere qualcosa a queste immagini che hanno lavorato sodo per prepararsi al meglio per l'appuntamento di una vita. Aver centrato l'obiettivo è qualcosa che porteranno con sé per sempre. È tutto pronto per la cerimonia di consegna della Coppa, è l'atto con cui si chiuderà ufficialmente Qatar 2022, un mondiale che ricorderemo a lungo e loro ricorderanno a lungo per la loro qualità, per un cammino straordinario che li ha portati fin qui, fino alla vittoria finale. Hanno dimostrato anche oggi che non ce n'era per nessuno, Pier. Questo era il loro mondiale, lo volevano a tutti i costi, si erano preparati al meglio per affrontare le difficoltà di un cammino lungo, tortuoso, un viaggio fantastico il loro. Da raccontare un giorno ai nipoti, un'impresa che resterà nella storia. In grafica possiamo vedere tutte le statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il miglior giocatore.